Ragazzuoli, bentornati sul mio canale YouTube. Oggi un video che mi avete richiesto in tanti, vi ho fatto attendere, avete ragione, sono una brutta persona, ma finalmente è arrivato il momento di andarci a stuccare il video su come difendere su FIFA 21. Vi andiamo ad analizzare una partita che ho giocato in Division Rivals contro un pro player italiano. Devo dire la verità, ho aspettato a registrarlo perché non avevo una partita proprio impeccabile nella quale andare a farvi vedere tutti quelli che sono meccanismi, automatismi, che vado a mettere in pratica, ma finalmente l'ho trovata. Sarà un video probabilmente lungo, ci analizziamo tutta la partita, metterò pausa, vi farò vedere le situazioni, torneremo indietro, andremo avanti, eccetera, eccetera. Quindi cerchiamo di essere il più completi possibili. Se sarà troppo lungo e non riuscirete a guardarlo, perdonatemi, ma credo che per quanto riguarda la difesa e anche per quello che sarà poi l'attacco, l'unico modo per cercarci di capire qualcosa sia esattamente questo. Quindi, senza perdere ulteriore tempo, lo sapete, cambio di scena, eccoci qua. Passiamo immediatamente sulla schermata del game e ci ritroviamo al calcio d'inizio. Per quanto riguarda le azioni di attacco, cercherò di, insomma, non commentarle. Aspettiamo di avere fasi di difesa. Comunque, sapete il mio classico giro palla, ma per quanto riguarda poi l'attacco, arriverà un video dedicato. Magari cercate di captare con gli occhi quelli che sono anche i suoi movimenti, ma ovviamente ci andremo a soffermare sui miei. Prima situazione che andiamo ad analizzare. Io qui perdo una brutta palla, perché perdo una brutta palla, a centrocampo con Gullit pressato da Nainggolan, praticamente mi addormento. Quindi cosa abbiamo? Abbiamo questa situazione con Cristiano Ronaldo che è pronto a ricevere palla. Io adesso qui che opzioni ho? Cercare di rincorrerlo col Gullit, uscire con Kanté, però lo switch su Kanté mi avrebbe fatto perdere sicuramente tempo. O vedete qui Virgil con il puntatore in testa e quindi prendere Virgil e uscire immediatamente, già ora, mentre la palla arriva a Ronaldo e cercare di chiuderlo. Mi conoscete, io ragiono sempre in un'ottica di una difesa abbastanza aggressiva, quindi la risposta è non perdo neanche un secondo, seleziono Virgil. Guardate lì, gli esco a cannone, qui temporeggiando con l'L2, avete visto il classico movimento a rinculare con l'L2 e mi porto via la palla facendo il contrasto addirittura due volte e Virgil poi si ritrova a impostare quella che è un'azione offensiva. Guardate il vantaggio di aver recuperato palla così alto, mi trovo praticamente in area, qui provo il tiro a giro che viene rimpallato. Qui subito vedete come cerco in prima battuta di operare prima la pressione con gli attaccanti e poi cerco di operare pressione con i mediani. Quando la palla si trova nella metà campo del mio avversario, il consiglio è quello di andare a coprire prima con i vostri giocatori offensivi, altrimenti vi ritrovate scoperti troppo presto. Vedete qui lui allarga palla in fascia, io con Mané cerco di coprirgli le linee di passaggio, qui addirittura con Semedo. Gli vado a coprire il suo esterno perché sapevo che la palla poteva transitare da lì. Vedete qua come switcho in maniera praticamente frenetica e mi porto Virgil praticamente a centrocampo. Guardate qui, lui serve palla a Best. Un errore sarebbe quello di poter uscire subito con Mendy, ma uscendo con Mendy lui potrebbe facilmente scaricare palla su Neymar, far scattare ancora Best e chiudere l'1-2. Quindi cerco di andare a chiudere spazio rinculando con Gullit, vedete? Poi con Mendy a un certo punto lo vado effettivamente a selezionare per andare a coprire un'eventuale corsa. Infatti, quello che dico io è che un'ottima switchata vi permette sempre di difendere non con uno, ma ben con due giocatori. Ed è quello, secondo me, il segreto per avere una difesa pulita. Vedete, lui quindi sta andando verso di qui. Io prendo Mendy per andare a coprire quello spazio. Capisco che lui si ferma. Quindi Mendy lo switch immediatamente e torno su Gullit per coprire prima questo passaggio qui su Neymar. E in seconda battuta quello che è il passaggio poi all'indietro verso il suo giocatore, che credo sia Nainggolan, esatto. E ancora una volta qui copro con Gullit.
Con Renato Sanchez adesso lui sta puntando. Cosa faccio? Prendo Gullit e vado a chiudere su Renato Sanchez? Assolutamente no, perché qualora io prenda Gullit e andassi a chiudere qui, creerei un buco. Palla per Nainggolan, poi facile 1v1 di Neymar su Varane. Allora cosa faccio? Prendo affannosamente Kanté, lo vedete subito selezionato, e cerco di andare a coprire questo spazio, perché capisco che lui lo sta andando ad attaccare, cosa che effettivamente succede. Poi lui è bravo a temporeggiare, vedo che Gullit è messo in posizione migliore e allora lo switcho e capisco che lui avrebbe passato palla a Nainggolan e gliela vado a togliere. Ve lo dico sempre ragazzi, la difesa tante volte è fatta di istinti, è fatta di secondi dove pensare alle volte non va bene, bisogna agire, perché più agite in fretta più avete possibilità di recuperare palla. Guardate qui, ancora una volta, al solito ve l'ho spiegato e ve l'ho fatto vedere. Mané va a coprire sul suo terzino e mi chiamo Semedo alto per andare a dar fastidio al suo esterno. Ma vedete come la palla torna su Mendy, io switch immediatamente Mané perché quel Semedo deve andare a coprire Mbappé. Palla su Renato Sanchez, guardate come gli esercito pressione alta, qui me la sono costruita bene questa azione, questo triangolo di pressing, guardate, riguardiamolo. Gullit arriva a pressare fin qui, subito lo switch per andare a chiudere terzino, arriva Semedo a chiudere l'esterno, Kanté messo in posizione vicino Sanchez, per un pelo non gli togliamo palla e lui riesce a ripartire. Qui riesco a prendere Gullit in tempo per cercare di andare a operare pressione su Sanchez, lui è bravo a trovare Mbappé solo. Qui è una situazione scomoda perché c'è questo 1v1, tengo, gli copro lo spazio perché avrebbe dovuto dare palla a Neymar. Una volta che la palla finisce qui, gli vado a marcare best con Varane, Varane va un po' al bar, non mi fa l'intervento, infatti qui voi non vedete la mia faccia, mi ero parecchio contrariato, ma credo che quella fosse la giocata giusta. Se la andiamo a rivedere, lui qui fa il bridge coperto alla perfezione, torna indietro, io gli copro lo spazio per questo passaggio, lui trova bene Sanchez vuoto, vado a vuoto io con Kanté, qui con Varane gli copro il passaggio, sono andato un po' a vuoto perché l'ho anticipato troppo, perché io gioco tanto di anticipo e alle volte anticipo anche la testa dei miei avversari, io sapevo che lui la passava a best, ma l'ho anticipato in maniera troppo frenetica e ho rischiato di prendere gol. Sicuramente una soluzione più attendivista sarebbe stata quella di rimanere lì con Varane a temporeggiare. Qui intanto altro bel filtrante verso Gullit con palla poi che forse sarebbe dovuta essere scaricata verso Mbappé. Tento un tacco tacco che non va. Qui ancora una volta Mendy a coprire l'ipotetico passaggio, ma switch una volta persa il corridoio subito su Kanté. Guardate come gioco con i mediani, subito riportato Gullit a fare pressione, Mendy che va immediatamente un'altra volta in pressione sull'esterno, Kanté che va a coprire questo spazio che era rimasto vuoto. Allora lui con best cerca di aggredire questo spazio, con Mendy mi ci piazzo immediatamente, cerco qua l'uscita con Varane, che voi magari potreste dire avventata, regà provatele, perché lui questa palla l'aveva data qui, poi infatti l'ha data all'indietro, vedete, con Ronaldo, altrimenti l'avrei presa. Ancora una volta Kanté, qui stavolta vado a difendere con i difensori e con Varane, vedo il suo momento di indecisione e me la vado a prendere. In questa situazione qua, guardate, con Kanté io sono andato a chiudere su Sanchez. Una volta che Kanté l'ho messo praticamente in posizione, ho switchato immediatamente su Gullit, pensando che la palla andava su Nainggolan. Una volta che la palla è andata verso Neymar, subito mentre Neymar è spalle alla porta, prendo Van Dijk, perché se l'attaccante è spalle alla porta sicuramente farà più fatica a girarsi, me lo vado a pressare, lui infatti non può puntarmi, deve scaricare palla, io capisco che sta per scaricare palla, perde troppo tempo, con Varane mi piazzo esattamente a metà tra l'intervento e il passaggio, capisco che ormai si è incespicato, premo B, schiaccio l'intervento e recupero palla. Questi recuperi palla sono fondamentali per me, perché vi permettono di essere rapidi anche a ripartire, qui però sono un po' troppo lento nella manovra, guardate qui come temporeggio, guardate qui, non gli vado contro fino a quando non capisco di poterla prendere, cosa che però non accade, però lui è dovuto tornare indietro e allora con Kanté fortunatamente recupero, un rimpallo fortunato, riesce a fargli tornare palla tra i piedi, ma vedete come non abbocco, con pazienza, Mendy, Mané che va a fare pressione su Renato Sanchez e recuperiamo palla. Anche questa è una difesa che secondo me merita di essere rivista, perché qui magari sareste potuti uscire a cannone su Renato Sanchez, invece prima prendo Kanté, perché Kanté lo devo portare in questo spazio di campo per coprire un eventuale passaggio, poi riprendo Mané e gli vado effettivamente prima a chiudere questa linea di passaggio su Mbappé e a metà strada su Ronaldo, riprendo Kanté
per richiudere la linea su Best, seguo il passaggio su Best, quando capisco che lui ormai ha perso l'attimo, prendo Mané, contrasto e gli porto via la palla. È tutto un gioco di attimi, raga, di ragionamenti. La difesa, ve lo ripeterò fino alla noia mortale, è tutta interpretazione della partita. Qui perdo io una palla folle, però lui, ancora una volta, troppo lento, gli tolgo palla, l'arbitro fischia un fallo che per me non esiste, ero stato bravo a recuperare palla. Ancora una volta, Gullit, gran recupero palla, vedete come aspetto, cerco la giocata prima col mediano, prima di uscire col difensore, perché altrimenti mi ritroverei in una situazione pericolosa in quella porzione di campo, siete d'accordo? Parlo come se foste qui, ma tanto so che quando poi vedete il video lascerete commenti, quindi mi piace interagire con voi perché in questo momento non ci siete, ma quando il video sarà pubblicato ci sarete. Qui sbaglia lui il passaggio, recupero palla alta con Kanté, con pazienza, vedete come al solito cerco di costruire un'azione offensiva, cosa che effettivamente arriva poi col sbaglio il passaggio con Mbappé. Ancora una volta, guardate qui, una difesa passiva qui assolutamente per me da evitare, perché voi una volta che avete perso questa palla, ok, e con Gomez lui lancia qui, se voi continuaste a correre con Kanté gli dareste troppi metri per ragionare. Allora cosa faccio? Varane, iniziato a portare in posizione verso Neymar, subito palla switchata su Van Dijk, guardate come l'ho messo già in posizione su Ronaldo pronto a chiudergli questa linea, lui prende Neymar e non può fare altro che scaricare su Best. Una volta che scarica su Best, io da Mendy passo su Varane perché sono già pronto a uscire per chiudere questo passaggio, a scappare indietro per chiudere un filtrante, vedete? Infatti il passaggio arriva, Varane era troppo lontano, ma io comunque vado ad accorciare per non dargli il tempo di poter ragionare, non gli lascio campo per pensare. Se voi adesso magari aveste corso con Mendy qui, avreste lasciato spazio a Best. Se avreste selezionato Gullit e foste andati a chiudere qui, avreste lasciato tempo per pensare, Varane sarebbe rimasto qui invece che essere qui, Neymar poteva puntare questo spazio vuoto. Lui che cosa fa? Continua a scambiare con Best, quindi vedete come non è potuto andare avanti ma è tornato indietro e qui riparte la routine. Vedete, ancora una volta, con Kanté non esco subito su Renato Sanchez, bensì vedete l'indicatore rosso è su Semedo, perché Semedo fa questo movimento, va a chiudere su Mbappé, guardate quanto spazio ha Mbappé. Infatti qua sbaglio lo switch perché volevo selezionare Kanté per provare a chiudere il passaggio, vado su Mané e guardate Mbappé quanto campo ha. Con Semedo poi sono bravo, vedete, a temporeggiare, a mettermi sulla linea di passaggio per Ronaldo. Qui lui è bravo a imbucare. Con Neymar vado sempre aggressivo perché lui torna indietro, l'ho capito ormai che torna indietro, quindi sono abile a cercare di recuperare palla alto. Qui con Best fa una bella giocata con la crocchetta cancellata. Guardate però come gli vado a chiudere tutti gli spazi. Varane, Gullit, Kanté, Semedo. Guardate quante sono rapide queste switchate. Con ancora Gullit, poi Varane switchato nuovamente, cerco di rubargli palla, non riesco, subito Varane in posizione, switch rapidi tra i due, lui qui fa una bella finta, un buon elastico, palla scucchiaiata dentro e comunque era un passaggio forzato e riusciamo per fortuna a portarci palla. Intanto Liberoschi del passato vuole dire la sua, fortunatamente era solo una sbuffata quindi non ha interferito più di tanto. Comunque vedete come la difesa, ragazzi, deve essere una fase attiva per me, non deve essere una fase passiva, non dovete stare lì a rincorrere i giocatori con un mediano eccetera, dovete essere lì rapidi. La difesa è un gioco fatto tutto quanto di switch, rapidi, intelligenti, non switch fatti a caso ovviamente. Mi dite come si impara a switchare? Imparate a switchare, raga, solamente col tempo. Intanto qui gran gol. Memoria muscolare, riconoscere le azioni, entrare nella testa dell'avversario, tutta interpretazione. Qui al solito, vedete, poi ci sono anche delle giocate rutinarie, l'esterno che va sempre a coprire in prima battuta terzino ed esterno avversario prima di scalare sul nostro terzino. E vedete come in questa prima frazione di gioco non gli ho concesso addirittura nessun tiro e vi assicuro che il nostro avversario davanti è veramente tanta roba. Questa partita è capitata a fagiolo, l'ho giocata tra l'altro oggi che è giovedì in Rivals, il video uscirà credo lunedì, quindi è proprio, ho detto, questa a fine partita, ho detto questa è la partita per il tutorial di difesa. L'ho detto e l'ho trovata e sono contento perché da qui credo che si riesca a capire esattamente come bisogna ragionare, come ragiono io e come spero che arriverete a ragionare anche voi. Qui, vabbè, solita transizione offensiva, è bravo anche lui a chiudermi con Varane, vedete come esce anche lui alto con Varane quando capisce che io non posso fare niente. Qui sono stato abile con Kanté a uscire rapidamente sul suo Renato Sanchez e a mettermi sulla linea di passaggio portandola a casa.
E ancora una volta riprendo col solito fare offensivo. Qui sono fortunatino a vincere il rimpallo e insacco la rete del 2-0. Guardate qui subito, esterno che va sul suo esterno, punta che va sull'esterno in quel caso perché è una posizione scomoda, esterno che va addirittura alto sul suo terzino. Vedete, come ve l'ho detto raga, non si difende con un giocatore ma con le switchate, si difende con due. Guardate qui, Mbappé e Neymar. Neymar chiude qui, Mbappé chiude la linea di passaggio, poi purtroppo non recupero palla. Subito Gullit in pressione alta, perché vedevo che lui non aveva una linea di passaggio pulita con quel Nainggolan. E grazie alla pressione alta di Gullit, guardate, mi piazzo in mezzo, Gullit con i suoi gamboni riesce a prendere palla. Palla che poi recuperata definitivamente da Kanté, e allora cerco di ripartire con un'azione rapida. Qui ho forzato un passaggio che non c'era. Al solito, avete visto? Qui però ho fatto un errore, perché ho portato Mendy troppo in avanti. Guardate come faccio la solita giocata. Mendy, aspettate che arriva. Mendy in copertura su Best, ok? Qui però ho ripreso Gullit troppo presto, allora questo Mendy mi è andato praticamente fuori giri e sono andato in un attimo di difficoltà, perché da qui dovevo riprendere Gullit e ho preso Neymar. Qui si crea questa situazione per la quale la palla arriva su Neymar e finisce nuovamente a Best. Guardate il mio Mendy dov'è, quindi sono costretto a fare un recupero con Mendy, poi arrivo, gli capisco il bridge e perfettamente riesco a prendere palla. Ma quella è una situazione nella quale non vi dovete trovare, perché va bene il recupero finale, ma come estremo rimedio, assolutamente non è una situazione quella nella quale bisogna cadere. Poi qua mi gioco anche male questo contropiede, e insomma la frittata di questi 2 minuti di gioco l'abbiamo combinata tutta quanta. Calcio d'angolo che cerchiamo di gestirci abbastanza bene con la mia solita flemma di passaggi, però non va. E qui, come vedete, subito con Mendy vado a coprire Best. Stavolta sono stato bravo, stavo per commettere lo stesso errore, ma vedete come stavolta con Mendy non gli supero l'uomo, più o meno gli rimango attaccato, guardate. Capisco che non posso e torno indietro, scappo. Con Kanté cerco di mettermi sulla linea ma non vado bene. E guardate qui, c'è questo spazio vuoto che va assolutamente coperto, Kanté ce l'ho fuori posizione. Come lo copro? Non me ne frega raga, io lo vado a coprire con Varane quello spazio. L'obiettivo è che il nostro avversario non deve avere passaggi puliti. Qui con Virgil esco a coprirgli Ronaldo come se Virgil fosse Kanté. Kanté mi fa la diagonale al posto di Virgil ed eccoci qua che con Varane chiuso Neymar e Kanté può finalmente tornare a fare il suo lavoro. Queste situazioni sono molto difficili da difendere in aria, sono stato molto bravo. Quello che vi consiglio è di non premere mai o quasi mai, a meno che non ne siete sicuri, il tasto dell'intervento. Guardate qui come temporeggio, io so che lui si ferma perché non può andare dritto, non ci sono uomini in mezzo per cercare il driven pass e fare il gol semplice. Quindi lui si ferma. Adesso qui che cosa faccio? So che Neymar ha 5 di piede debole, posso aspettarmi un tiro a giro, posso aspettarmi una crocchetta per creare spazio, gli capisco la crocchetta, rimango a temporeggiare con l'L2, quindi rimango a coprire questa zona e sebbene mi ero spostato verso l'altro lato perché mi aspettavo il tiro a giro, comunque riesco a recuperare perché non sono uscito troppo a cannone. Vedete qui, premo anche il tasto dell'intervento perché alle volte rimangono troppo passivi i giocatori, ma sapevo di prendere il pallone e completo il disimpegno difensivo, veramente impeccabile a mio modo di vedere. Poi, lo vedete, solita ripartenza, ma poi per quanto riguarda le dinamiche di attacco ne parleremo. Ma ci sono gli UFO? Che succede? No, è semplicemente mio padre con una torcia, va bene, vi giuro ragazzi, sembrava di aver visto un UFO qui fuori, ve lo avrei fatto vedere, beh, lasciamo stare. Allora, ritorniamo alla nostra difesa, qui un altro errore, perché poi è giusto anche vedere gli errori, così uno poi vi spiega. Guardate qua, Kanté troppo passivo, me lo sono giostrato e sono arrivato in questa situazione con Gullit che praticamente non fa nulla e anche Semedo andava portato più a ridosso di Mbappé, lui c'ha il passaggio facile su Ronaldo a questo punto, però io sono preventivo, che faccio, rimango selezionato con Semedo? Raga, assolutamente no, rapidi, la palla sta per arrivare a Ronaldo, guardate qua, sono pronto con Virgil sta assatanato, sta accainato, sta già pronto, difatti mi ci avvicino. Però qui una grandissima lettura, perché io so che lui adesso la palla la passa, quindi invece di andargli incontro scappo indietro, Virgil recupera palla su Neymar. Vi ripeto, è tutta una questione di letture, poi qui sbaglio questo passaggio con Mané e il nostro avversario recupera palla in una situazione di 5 contro
contro 4, contro 5 più o meno, perché Mané è tagliato fuori dai giochi. Palla verso Neymar. Guardate qui, ancora subito. Guardate, non ha neanche ricevuto la palla lui. Già preso Van Dijk, raga. Con Van Dijk so che lui cercherà spazio. Infatti gli avevo coperto la corsa. Lui è bravo però, perché poi bisogna dare anche credito agli avversari. Raga, non giocate da solo, non giocate contro la CPU. È bravo a tornare indietro, ma subito switch su Varane. Capisco che lui si girerà e rigirerà per cercare spazio. Allora passo su Mendy per coprirgli questo passaggio. Con Varane cerco di aggredire Beste. Ancora una volta, stessa situazione di prima. Lui è solo, mi punta. Siamo in una situazione di uno contro uno. Virgil a cannone, premo anche il tasto del contrasto, raga, temporeggiando e mi rubo palla. Non bisogna aspettarlo, perché lì lui aveva anche lo scarico fuori sul giocatore che aveva al limite dell'area. Aveva non solo il dribbling, ma anche il passaggio. E di conseguenza lì c'è bisogno di un intervento immediato. Qui intanto bella giocata con la palla per Mané, che purtroppo non mi segna. Però vi avete visto come poi quel recupero palla con 2-3 passaggi rapidi ci ha permesso di portare un contropiede molto pericoloso, dal quale è nata poi questa azione di calcio d'angolo con questa bella giocata di Ronaldo, con prima il doppio passo, poi il reverse elastico e lo scoop turn che mi porta sul 3-0. Solita routine, esterno sul suo terzino, Mbappé a coprire poi il centrocampista, ancora una volta guardate qui la pressione, ragazzi, si esercita con 2 giocatori. Guardate, 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 guardate qua quanto sono vicino, guardate lui come deve ritornare indietro. E ovviamente, se il nostro avversario va indietro, a noi va benissimo così. Siete d'accordo? Ancora una volta, lui avanza con Nainggolan, lagga il game, incredibile. Palla per Ronaldo, qui errore. E lo andiamo a rivedere l'errore. Perché con Van Dijk non dovevo uscire, non dovevo portare il giocatore in quella porzione di campo, guardate, qui. Avrei dovuto temporeggiare, non dovevo uscire, vedi? Canno completamente l'intervento. Lui qui potrebbe dare palla a Ronaldo, però sono bravo a recuperare. Vedete come mi frappongo tra la linea di corsa di Neymar e un eventuale passaggio. Guardate, recupera Van Dijk, allora cerco di avvicinarmi con Varane, lo copro. Lui palla a Ronaldo, ancora una volta, poi con Virgil, neanche il tempo che lui la riceve, già ero pronto e gliela porto via. E vedete com'è facile poi, contropiede, fulmineo. Situazione di 3 contro 3 con Neymar che serve Mbappé, palla che rimane lì per un pelo, azione offensiva che sfuma. Al solito, qui mi gioco questo tentativo di uscita alta, perché? Perché qui recuperando palla su Best avrei avuto un'altra situazione praticamente di 3-4 più Mendy 5 contro 4. E in più vedevo che nell'eventuale ricevitore di palla Neymar era già marcato da Varane, quindi cosa succede? Palla verso Varane, verso Neymar, che non seleziono, regà, perché cerco di recuperare l'errore, perché lui non mi va a puntare. Allora dico, ok, vuoi tornare indietro? Torna. Guardate come rincorro come un pazzo sto Best. E infatti il passaggio arriva là con Mendy. Una volta che il terzino era nuovamente in posizione, lui sbaglia totalmente, perché non mi aveva letto sta giocata. Pensava che io magari prendessi Varane e andassi a vuoto, cosa che non è successa. Qui Gullit era già in posizione, non deve far altro semplicemente che metterci il piedone. Quindi palla recuperata, classica azione che poi andremo a vedere nel dettaglio sul come attaccare, perché ormai, insomma, bene o male l'avete capito. Il leitmotiv dell'attacco è sempre lo stesso. Qui sbaglia lui, non c'è bisogno neanche di intervenire. Palla per Ronaldo, poi dentro per Mbappé. 4-0 con questa rete al volo di sinistro. Al solito, palla verso Best, esterno che va su esterno, palla recuperata con questa pressione alta. Qui passaggio che non c'entrava nulla verso Neymar, marcato, la palla andava scaricata dietro. Guardate qui come addirittura cerco di recuperare con Mbappé, visto che cantera un po' fuori posizione. Palla verso Neymar, con Varane vado a chiudere sia la linea di passaggio sia l'eventuale andata in avanti. E infatti Neymar cincischia e io con Varane riesco a recuperare palla agilmente. Vedete come, regà, la difesa per me è una fase attiva, non è una fase passiva. Quando non avete la palla dovete cercare in tutti i modi di recuperarla, non cercare di difendervi. Bisogna avere una difesa aggressiva, certo, sì, vi dovete difendere, non mi fraintendete. Qui intanto impazzisco, sbaglio. Avrei potuto fare uno scoop turn e tirare con Ronaldo. Però non dovete stare lì a scappare all'indietro, non dovete avere timore delle imbucate, eccetera. Dovete cercare di evitare che tutte le situazioni peggiori accadano. Quante volte prendete gol in area perché magari perdete il contrasto? Ma voi in quella situazione lì non ci dovete arrivare. Dovete ragionare in maniera attiva
per cercare di evitare di ritrovarvi in quella frangente. Quindi ancora una volta, guardate, Nainggolan, palla dentro, io neanche la palla era arrivata, già avevo Neymar, che avevo Varane che chiude Neymar, che deve rifugiarsi all'indietro, passaggio folle perché non c'era nessuno, la palla viene recuperata dal mio Gullit, che guardate qui rilancia gli attaccanti in una situazione di 3 contro 4, che era molto favorevole, qui poi sbaglio tutto il passaggio. Ancora una volta, Varane che va a chiudere la linea tra Neymar e Ronaldo, poi si mette ancora addosso a Ronaldo, poi una serie di rimpalli purtroppo porta il mio avversario a recuperare palla, e qui che cosa faccio? Vedo che Semedo è in difficoltà, perché Semedo sta per ricevere l'inserimento di Ronaldo, allora Varane che cosa fa? Visto che c'è Kanté in posizione centrale e Mendy che ha fatto la diagonale, Varane va a chiudere come se fosse un terzino, adesso la mia difesa è diventata Varane, Semedo, Van Dijk, Mendy. In un ipotetico schieramento a 4 nel quale poi Kanté e Gullit si accorciano. Ok. Guardate qui, lui poi se ne va con Ronaldo, Semedo qui sbaglio l'intervento, ma il Varane che avevo messo lì era andato a chiudere esattamente quella linea di passaggio, perché ce l'avevo messo io in posizione lì. Quante volte mi dite i miei giocatori dormono? Eh no, perché dovete essere voi raga a portarli in posizione, assolutamente. E come potete vedere, una partita condotta in maniera magistrale contro un ragazzo italiano, pro possiamo dire, veramente molto forte. Vi faccio vedere, al termine di questa partita aveva 2300 punti, se non erro, verificato, eccetera, eccetera. Noi abbiamo fatto fare un tiro in porta, nonostante vedete che lo score segni 56% di possesso palla per lui. Quindi abbiamo anche, tra virgolette, saputo soffrire quando bisognava soffrire, ma vi ripeto, quando il nostro avversario non ha la palla non è un problema, perché noi facciamo di tutto per far sì che il suo possesso risulti inutile o comunque che abbiamo sempre la situazione sotto controllo, vedete aveva 2303 punti. Quindi ragazzoni, che dirvi, io spero che questo video che mi avete richiesto in tanti sia stato utile. Lo so, dura più o meno 28 minuti, sono tanti, se siete arrivati... qui alla fine scrivete hashtag Kira, che è il mio cane, così per ridere. Anzi, hashtag UFO, ragazzi, che c'era l'UFO fuori al balcone di mio padre. E niente, quindi spero che lo troverete di vostro aiuto. Fatemi sapere che ne pensate. Mi raccomando, lasciate un like e un commento, che sono cose da youtuber che mi servono. Iscrivetevi al canale, che mi fa piacere che stiamo crescendo e apprezziate i contenuti che vi porto. Per il resto ragazzi, lo sapete, mi trovate ogni giorno in live sulla piattaforma Viola, vi aspetto lì, non mi resta che salutarvi e nulla ragazzi, ciao ciao!